Diamo il buongiorno e il benvenuto negli studi di Una Mattina al Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. Grazie buongiorno. Per essere con buongiorno, noi oggi. Buongiorno a tutti. Una giornata importante per 540.000, oltre 540.000 studenti che saranno impegnati nell'esame di maturità. Innanzitutto anche da parte nostra in bocca al lupo, perché è comunque, lo abbiamo già detto, l'esame di maturità un momento di passaggio fondamentale. Però insomma lei ha già detto che questa maturità, che sappiamo essere un esame particolare, è già il secondo anno in tempi di pandemia, maturità a prova unica, non sarà un esame di serie B. Allora le chiedo, per il futuro, che tutti ci auguriamo sia senza Covid, Covid free, questo modello potrà essere replicabile, la prova unica con la discussione orale? Innanzitutto buongiorno ai ragazzi, buongiorno a tutti i ragazzi e tutte le ragazze. È un momento importante per voi, per la vostra vita, perché è un passaggio. E questi passaggi vanno fatti sempre con la massima attenzione. Non è assolutamente un esamino, è l'esame. È l'esame di maturità, è l'esame di Stato. È l'esame di Stato, cioè è lo Stato che riconosce che tu passi da una parte della tua vita all'altra. Viene fatta con un elaborato, una tesi, quindi non è a prova unica. C'è una tesi in cui hanno avuto un mese i nostri ragazzi per lavorare, e io ne ho parlato con tantissimi, hanno lavorato molto e con grandissima capacità su grandi temi, e quindi la discuteranno, parleranno con la commissione, che è fatta dai loro professori ma anche da un presidente esterno, e discuteranno con grande capacità, presenteranno le loro riflessioni, discuteranno la tesi. Poi, cosa succederà in futuro? Lo guardiamo, senza pregiudizi. Bisogna verificare, ma soprattutto, ecco, ragazzi, state tranquilli, non verrete bollati quelli del Covid. No, no, no. Fate il vostro esame di Stato, il vostro esame in cui misurate voi stessi, prima di tutto, la vostra maturità. Allora, Ministro, adesso ci colleghiamo con l'Istituto Tecnico Garibaldi di Roma, Alessandra Barone. Buongiorno, Alessandra. Buongiorno a voi, buongiorno. Ecco. Allora, tra pochissimo si comincia alle 8.30 i primi candidati, 5 candidati al giorno. Lo vedete, già il sanificante all'ingresso, obbligo di mascherina, distanza di 2 metri tra i ragazzi e la commissione. Dunque ci si prepara alla prima giornata degli esami di maturità. Con noi c'è la vicepreside dell'Istituto Tecnico Agrario Garibaldi di Roma, e allora chiediamo alla professoressa, dopo quest'anno sicuramente difficile, particolare, tra didattica a distanza e in presenza, come i ragazzi si sono preparati a questa giornata? I ragazzi sicuramente sono pronti, sono anche sereni, perché quest'anno sono stati ancora di più supportati dai loro docenti, che già dall'inizio dell'anno li hanno preparati ad affrontare questo esame, e nonostante, diciamo, le difficoltà e anche la novità dell'elaborato, comunque sono riusciti a stare dietro e a rispondere a qualunque dubbio dei ragazzi. Volevo precisare che l'elaborato è stato molto apprezzato dai nostri ragazzi. Io ho ricevuto proprio dei commenti positivi, perché si sono resi conto che attraverso questa loro esposizione loro proprio ci mettono la faccia, quindi esprimono davanti ai loro docenti, quindi questo sicuramente dà serenità, però dà modo anche loro di esprimersi non solo su quello che hanno studiato sul libro, ma anche di quella che è stato tutto il loro percorso, quindi mettere insieme sia le conoscenze che le competenze e le capacità che hanno sviluppato nel corso del tempo. Grazie professoressa, linea a voi. Grazie Alessandra. Ministro, continuiamo sull'istituto tecnico. Avete in programma di rafforzare gli istituti tecnici? Perché dalla realtà produttiva italiana viene costantemente una richiesta di maggiore personale formato nei nostri istituti tecnici. Invece noi la tendenza alla licealizzazione delle scuole superiori un po' l'ha mortificato. Sì, noi stiamo investendo molto e lavoreremo molto anche negli anni futuri su questo. Il Piano Nazionale di Rilancio mette una grande enfasi su questo. Però mi faccia fare una considerazione. Noi siamo il paese d'Europa che abbiamo il più basso tasso di scolarità e dall'altra parte anche di raggiungimento di un risultato. Quindi noi dobbiamo mantenere i licei, ampliare il numero dei ragazzi che fanno gli studi tecnici e professionali, ampliare il numero di coloro che vanno all'università e ampliare il numero di coloro che vanno agli studi tecnici superiori. Sì, ecco. Cioè dobbiamo portare di più
i nostri ragazzi a scuola, e mi faccio però dire una cosa, e mantenere anche gli adulti in un'attività di formazione permanente. Anche l'età, l'epoca in cui la scuola è una cosa solo dei ragazzi, anche questa è finita. C'è un tale cambiamento continuo, non solo nella tecnologia, ma proprio nel modo di vivere, che bisogna che anche gli adulti si mettano in testa che bisogna continuare a studiare. Questa è la frase chiave, bisogna continuare a studiare, quindi gli esami ci saranno ancora. Quindi ragazzi, fate l'esame di maturità, preparate però anche per i prossimi. Ecco, veniamo quindi, diciamo, a come cambierà o come lei ha in mente dovrebbe cambiare la scuola per la ripartenza, perché insomma questo è stato un anno, anzi due anni, un po' complicati per le ragioni che ci siamo detti, per esempio la didattica a distanza, insomma, che per qualcuno è stata fruttuosa, per qualche altro ha significato magari, anche e soprattutto magari le scuole inferiori, l'abbandono definitivo, diciamo, del percorso scolastico. Beh, dunque, mi faccia fare due considerazioni. Sì. Primo, tutti mi dicono tornare alla normalità. La normalità di prima non andava mica bene, eh? Noi eravamo il paese d'Europa col più alto tasso di dispersione scolastica, ma in particolare quello in cui c'era più differenza fra le regioni. Alcune regioni erano in linea con l'Europa e alcune regioni erano molto fuori. Uno su tre, lei rimane a scuola, io scompaio. Questo prima del Covid. Quindi il COVID ha esasperato, però ha anche messo in evidenza, ha messo a nudo questa cosa. E quindi la scuola su cui noi stiamo lavorando da quest'anno, da quest'estate, da questo progetto estate che ha avuto grandi risultati di entusiasmo, per una scuola innanzitutto che sia nazionale, cioè che sia uguale, che dia uguali opportunità in tutte le parti del paese, a partire dagli asili nido. Una scuola che sia non solo più aperta, ma che sia capace di permettere di usare tutti gli strumenti che la nostra epoca ci dà, ricordando che gli strumenti si usano con le mani e con la testa. Quindi una scuola che permetta anche di più di avere una capacità di vivere insieme, perché il vivere insieme non è una cosa che viene spontanea. E allora noi fin da quest'estate e poi dall'anno prossimo, che io dico sempre sarà un anno costituente, un anno in cui bisogna ripensare tutta la scuola, una scuola in presenza che però sappia usare senza paura tutti gli strumenti. E le dirò una cosa in più. Questo è l'argomento centrale del G20 che apriamo a Catania quest'altro lunedì. Sì. Questo è un tema che tutto il mondo si sta ponendo e tutto il mondo sta ragionando con noi, sarò io a presiedere questo G20, proprio per capire come si esce da questa sorta di sospensione del mondo per andare verso un mondo che è più capace di dialogare continuamente, anche usando tutti i nuovi strumenti. Ecco, tutti i nuovi strumenti. Quindi cosa resterà della didattica a distanza, dell'online? Rimarrà questo. Rimarrà lo sgomento per esserci trovati in un momento di difficoltà impreparati, in cui abbiamo preso il vecchio modo di fare lezione e tutti abbiamo messo un computer in mezzo fra me e lei. Rimarrà l'idea che abbiamo fatto molte esperienze per trasformare quello strumento in uno strumento che sia in grado di essere dominato dalle persone e usato per collegarci di più. Pensi ad esempio come possiamo usare questi strumenti per fare finalmente una scuola che mette in collegamento continuo i ragazzi di scuole della Sicilia con ragazzi del nord o con ragazzi di una periferia urbana con ragazzi della montagna. Cioè gli strumenti vanno usati per aprire, per collegare, non per chiudersi. Allora rimarrà questo, da una parte la fatica che abbiamo fatto nel cominciare a usarli e in molti, me lo spero in tutti, la volontà di capire come si usano gli strumenti della nostra epoca, che i nostri ragazzi le usano meglio di noi, per creare più connessioni, per creare più capacità. Senta, ripensare la scuola, perché mi pare che questa è la strada, diciamo. È questa la strada. Che si sta prendendo e significa anche rivedere banalmente gli edifici scolastici. Ah certo, non mica banalmente questo. Perché uno dei problemi di cui abbiamo parlato tanto durante la pandemia erano le classi sovraffollate, le cosiddette classi pollaio. Come si farà a risolvere? No, aspetta un istante. Lei mi pone sempre più problemi. Allora, in questo esame che mi state facendo, tre questioni mi ha posto. Il problema è gli spazi dell'educare. Noi veniamo da un'epoca, l'altro secolo,
in cui una scuola era un corridoio, le porte chiuse, uno che passa in mezzo e dice: senti che bella scuola, non vola una mosca. Quella scuola lì è finita. La scuola è la capacità di vivere insieme e anche di superare questa idea delle classi per età, no? Fate un po' come gli eserciti di una volta, la classe del 52, del 53, dell'89, del 94, e andare verso degli spazi, e ci sono tante sperimentazioni che non sono più neanche sperimentazioni, in cui si mettono al centro le persone, i ragazzi con i loro problemi, la capacità anche di acquisire contemporaneamente la possibilità di mettere insieme più strumenti. Mentre noi abbiamo la matematica, abbiamo la fisica, abbiamo la chimica, mentre bisogna cominciare a mischiare anche le conoscenze, molte di più. E poi occorre una scuola che faccia passare la paura del chiuso. Noi siamo sempre abituati a pensare la nostra storia, la nostra geografia, il nostro luogo. Invece occorrono più strumenti di connessione, più sport, più musica, più capacità di usare gli strumenti sapendo la logica degli strumenti. La matematica non è saper fare di conto, la matematica è l'astrazione, la sperimentazione. Questa è una scuola. Grazie Ministro. Grazie a voi. Grazie. Grazie e buon esame a tutti. Buon lavoro a lei. Antonio Marini.